doppia. Grazie, solo un minuto per dire veramente due parole su Cristina Narbona, che oggi ci fa veramente l'enorme piacere e onore di essere qui con noi oggi. Cristina è una grande amica dei Verdi Europei, appartiene al PSOE, al Partito del Socialismo Operaio Spagnolo, quindi non è della nostra famiglia politica, ma è come se lo fosse, permettimi di dirlo, perché nel suo paese non solo gioca veramente un ruolo assolutamente importante. Il cambio di governo da Aznar e Zapatero per quanto riguarda la politica ambientale è stato radicale, e noi che ci siamo occupati da Verdi Europei di molti problemi che esistono tuttora nella Spagna l'abbiamo visto chiaramente, e credo che anche nel Consiglio, su tutta una serie di temi molto controversi, Cristina gioca un ruolo importante. E adesso che è arrivato Alfonso, il fronte mediterraneo sicuramente si rafforza e può avere anche un impatto estremamente positivo, perché ovviamente un ministro da solo non può fare molto, e credo che la sua battaglia sia ancora più meritevole e ancora più importante, non solo perché, come ha sottolineato Loredana, è una donna, ma anche perché nel suo partito e nel suo paese, esattamente come qui da noi, quelle forze che non sono innovative e che si oppongono a questo tipo di lavoro sono comunque molto ma molto potenti. Quindi grazie veramente di essere qui con noi e ti cediamo la parola. Grazie. Grazie amici, grazie Alfonso, grazie Monica. Io sono veramente felice di essere questa mattina qui con voi. Sono vissuta in Italia 12 anni, per questo mi sento tanto, tanto vicina ai Verdi e a tutti gli italiani, perché questo è quasi, o almeno un pochino, anche il mio paese. Per questo sono stata così felice del cambio di governo. E per me, come già sottolineava Monica, è anche una enorme soddisfazione di avere Alfonso al Consiglio Europeo dei Ministri dell'Ambiente, perché questo è un cambiamento radicale. Negli ultimi due anni sono stata lì quando c'era un ministro italiano che cercava di bloccheggiare la posizione europea sul clima, per esempio. Questo è cambiato e sono tanto felice e ho questa soddisfazione di poter lavorare adesso anche con voi sulle grandi sfide dell'Europa. L'Europa sta giocando da tanto tempo un ruolo molto importante, un ruolo dinamico sulla scena internazionale, ma le sfide sono così grandi che dobbiamo lavorare molto di più. Io voglio fare soltanto alcune riflessioni su quello che sono in Spagna i problemi dell'ambiente e anche la risposta dei cittadini, perché devo dire che in Spagna le cose stanno cambiando, perché i cittadini cominciano ad essere veramente consapevoli di quello che significa, per esempio, l'inquinamento sulla loro salute e sulla loro qualità di vita. Adesso abbiamo dei dati recenti che ci dicono che in Spagna tutti gli anni muoiono 16.000 persone per l'inquinamento dell'aria nelle nostre città. 16.000 persone, 16.000 cittadini, sono molti di più che quelli che muoiono nelle macchine o che quelli che muoiono al lavoro. E allora questo piano piano incomincia ad essere una verità conosciuta. Come direbbe Al Gore, è una verità scomoda, ma è una verità che può aiutarci a far cambiare l'atteggiamento di tanti e tanti in Spagna, io credo dappertutto, perché ancora oggi la maggioranza sociale pensa che non ci può essere della crescita economica se non c'è l'inquinamento e la sovraffrettazione delle risorse naturali. E questo è così anche in Spagna. Voi sicuramente sapete che la Spagna ha un tasso di crescita economica che è superiore al tasso europeo da diversi anni,
ma purtroppo questa crescita economica nel nostro paese è basata per esempio sull'urbanizzazione di ecosistemi molto, molto valiosi, per esempio nelle zone costiere, e questo è qualcosa che per la prima volta negli ultimi mesi incomincia ad apparire sui giornali. Ce ne stanno tanti, tanti casi di paesetti nel nostro paese, in Spagna, dove nel comune si vuole continuare a crescere nell'urbanizzazione e ci sono dei movimenti cittadini che stanno cercando di smettere in questo tipo di sviluppo. Questo per me è un segno di vitalità democratica molto importante. Devo dirvi che il Presidente Rodríguez Zapatero, nel suo primo discorso davanti al Parlamento, ha promesso, si è compromesso, ha detto il suo impegno per cambiare il modello economico della Spagna, per andare avanti in un modello con meno inquinamento, con meno utilizzazione eccessiva delle risorse naturali ed anche con un modello economico dove possiamo approfondire e dobbiamo approfondire nella democrazia. Solo se abbiamo dei cittadini che sanno di più cosa succede nelle loro vite quando continuiamo ad usare delle sostanze tossiche, per esempio, che sono così pericolose per la salute, cittadini che sanno che veramente la loro qualità di vita è ridotta per via di queste decisioni delle aziende, ma anche dei governi locali, dei governi regionali, solo se è così possiamo essere capaci di cambiare l'indirizzo del nostro modello di sviluppo. Io devo dirvi che, a parte altre decisioni che sono state molto conosciute anche fuori dalla Spagna, che abbiamo preso in questo governo, per esempio cambiare radicalmente la politica dell'acqua in Spagna, che era una politica basata soprattutto nelle grandi lavori pubblici. In Spagna c'era un progetto di travasare più di 1000 ettometri cubici all'anno di acqua dall'Ebro fino al sud della Spagna attraverso una conduzione di più di 900 chilometri, e quello era il grande progetto del governo del Partito Popolare. Abbiamo detto no a questo progetto e stiamo lavorando per poter avere un controllo pubblico dell'acqua molto più importante e per poter utilizzare delle tecnologie nuove. Questo sicuramente è stata la decisione di politica ambientale più forte, ma tutti i giorni dobbiamo prendere delle decisioni e cerchiamo di farlo logicamente lavorando col Ministro dell'Economia e le Finanze, col Ministro dell'Industria, col Ministro dei Lavori Pubblici, perché queste devono essere decisioni dell'insieme del nostro governo, non decisioni soltanto del Ministro dell'Ambiente. Adesso siamo sul punto di avere dei nuovi imposti, per esempio sulle macchine che hanno una tassa più alta di inquinamento. Questo è ormai quasi deciso col Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma devo dirvi che per me le decisioni più importanti che abbiamo preso sono decisioni in quel approfondimento della democrazia in nostro Paese. Concretamente, ormai abbiamo approvato la legge che regola i diritti di tutti i cittadini all'informazione, alla partecipazione, alla giustizia in materia dell'ambiente. Questo è il convenio di Aarhus, che ormai è una legge per tutti gli spagnoli. E abbiamo anche modificato il pubblico ministero per avere un procuratore speciale per l'ambiente e per l'urbanistica, per lottare contro i delitti ecologici, ma anche i delitti nel piano dell'urbanismo, che in Spagna sono tanti e tanti e stanno dietro a questo modello di sviluppo che vogliamo cambiare. Stiamo perciò dando degli strumenti ai cittadini perché possano combattere per difendere i loro diritti. Io lo dico sempre, dobbiamo far capire
che l'ecologia è in fondo l'insieme di tanti diritti dei cittadini. Il diritto a un'aria non inquinata, il diritto a un'acqua di qualità, il diritto al silenzio, il diritto alla biodiversità, che è una garanzia per il nostro presente e per il futuro. E certamente non possiamo dimenticare uno dei grandi dibattiti adesso nelle nostre società, che è il dibattito sull'energia. Devo dirvi che il presidente Zapatero è convinto che l'energia nucleare non è la soluzione per il futuro dell'umanità. E adesso è difficile dire questo, perché chi stanno dietro agli interessi nucleari si ricordano tutti i giorni che l'energia nucleare non produce l'effetto serra, non produce quell'effetto, ma produce tanti e tanti dei rifiuti tanto pericolosi che dobbiamo cercare di ridurre verso il futuro. Adesso in Spagna questo è un dibattito molto importante, perché Zapatero si è impegnato in ridurre nei prossimi anni l'utilizzazione dell'energia nucleare nel nostro paese. In Spagna quasi il 30%, il 25% dell'elettricità viene dall'energia nucleare. Perciò non possiamo chiudere da un giorno all'altro le nostre installazioni nucleari, ma stiamo cercando di avere nel futuro un processo graduale di abbandono dell'energia nucleare e di sostituzione con le energie rinnovabili. Spagna sta facendo dei grossi passi in avanti, per esempio nell'energia solare. Devo dirvi che adesso c'è una legge che obbliga a tutte le abitazioni avere l'energia solare termica in tutta Spagna. Tutte le nuove abitazioni dovranno avere questa energia. E abbiamo, e questa è una fortuna, molte buone aziende che stanno lavorando da tanti anni, per esempio nell'energia delle turbine eoliche. E infatti stiamo producendo queste turbine addirittura nella Cina. Il contratto più importante di investimento spagnolo in Cina è precisamente una grande fabbrica di aerogeneratori per l'energia eolica. E adesso abbiamo incominciato a lavorare anche con la Cina e con l'India per sviluppare in quei grandi mercati l'energia solare e l'energia eolica. Siamo convinti che dobbiamo cercare di stare lì, in quei grandi mercati, perché per le loro dimensioni possono aiutarci ad abbassare i costi di produzione di queste nuove energie, e che così potremo andare avanti verso l'utilizzazione dell'idrogeno prodotto con energie rinnovabili. Crediamo che questo è il vero futuro, e dobbiamo fare uno sforzo enorme per la ricerca, e per lo sviluppo di queste tecnologie. E la scelta è: dove mettiamo i soldi? Li mettiamo nell'energia nucleare, o mettiamo i soldi piuttosto in continuare in queste energie rinnovabili e nell'uso anche dell'idrogeno, che può permettere di avere questa energia pulita, adoperabile in qualsiasi momento? Questa è la scelta che stiamo cercando di fare dal governo italiano. Credo che possiamo lavorare molto insieme. Alfonso sa che io sono assolutamente disponibile, come potrei non esserlo. Tanta, tanta fortuna a tutte e grazie. Io voglio ringraziare particolarmente Cristina Narbona. Quando all'ultimo Consiglio dei Ministri europeo le ho chiesto di venire a dare un saluto al nostro congresso,
non solo è stata contenta, ma come avete visto all'intervento non ha fatto un intervento solo di formale saluto, ma di vera partecipazione a un confronto che noi vogliamo vero, forte. E voglio dire che noi stiamo lavorando insieme alla ministra del governo Zapatero proprio a realizzare, spero di poterlo fare sicuramente nel 2007, addirittura prima dell'estate, a un grosso incontro internazionale presso la FAO a Roma, che il Ministero dell'Ambiente italiano promuoverà insieme al Ministero dell'Ambiente spagnolo e alla Unione Europea, in particolare sul diritto all'accesso all'acqua e sull'acqua come bene comune e no alle privatizzazioni dell'acqua nel mondo. Parteciperà anche il ministro dell'acqua della Bolivia, che io ho ricevuto al ministero, e credo che noi dobbiamo dare un segnale attraverso l'Unione Europea che i nuovi programmi, i nuovi progetti di finanziamento, di sostegno che l'Unione Europea fa, per esempio in Sud America, ne parlavamo proprio poc'anzi con Cristina, siano in qualche modo attenti a questi diritti fondamentali, perché troppo spesso le élite che governano in quei paesi chiedono e usano i fondi europei più per fare le autostrade che non per dare il diritto all'acqua a centinaia di milioni di persone. Credo che questo è l'esempio di una collaborazione pratica che noi abbiamo già avviato, e la dimostrazione di questa collaborazione, diceva prima anche Monica, è che noi il progetto di creare una grande alleanza per il clima e per il pianeta è un progetto che parte dai verdi ma guarda tutti i verdi che operano anche in altre aree politiche. Vorremmo finalmente non dividere i verdi tra chi è da una parte o dall'altra, ma fare in modo che i verdi aggreghino tutti i tanti ecologisti che sono dappertutto. Noi vogliamo collaborare con i veri progressisti, con i veri riformatori, e non con coloro che parlano di ambiente ma poi chiedono il carbone e magari carezzano ancora il nucleare. Quello non è progressismo e non è riformismo. Grazie. Allora, prima